presentiamo. Ciao, mi chiamo Alessandro. Buongiorno al sindaco di Como, Alessandro Lapinese, che è qua con noi quest'oggi per parlare, per spiegare assieme a Roberto Martinelli di Aprica. Sant'uomo, perché ti sopporta tantissimo. No, non solo, sì, sopporta me, nel senso che abbiamo delle interazioni frequenti, di conseguenza. Molto frequenti. Però la verità è che Martinelli, purtroppo, deve portare una croce, perché lavora per l'amministrazione con il sindaco Lapinese. Di conseguenza ci sono accuse che vengono mosse a casaccio, perché, devo dire, allora, abbiamo un'opposizione che è assolutamente poverina, inconsistente. Abbiamo un sindaco che è il numero uno, di conseguenza se devono attaccare il numero uno fanno fatica. Di conseguenza con chi te la prendi? Ah, ma c'è uno! Non te la prendi con il bifolco che ha buttato la pattumiera in strada mentre che passava in macchina, no? Te la prendi con Aprica, che non ha intercettato le intenzioni del bifolco il giorno prima e non ha avuto un camioncino dietro il bifolco che l'ha lanciato. Quindi, ecco, attacchi Aprica per attaccare a proposito, Aprica. Sindaco, iniziamo subito con un'altra cosa, poi andiamo ovviamente a spiegare i rifiuti. Innanzitutto, buongiorno Martinelli. Buongiorno Martinelli, buongiorno al sindaco. Buongiorno sindaco. La cosa che veramente fa rabbia, credo ti fa rabbia, perché non so se hai visto le foto, ma ce l'hanno mandate ieri sera i nostri ascoltatori, questo lungolago che in qualche caso ha proprio una sciatteria incredibile da parte di chi lo frequenta, bibite rovesciate sui gradini, iniziamo bene, inferriate protezioni divelte, scritte anche sui gradini in qualche caso. Ce l'hanno mandate le foto, l'abbiamo messa, ecco, facciamo una riflessione e poi andiamo a parlare dei rifiuti. La cosa bella è che probabilmente è lo stesso bifolco che fa queste cose, è quello che poi si lamenta sui social. C'è la città, allora la verità è che io lo dico a più riprese, se la qualità umana di un popolo è bassa, inevitabilmente vivrai in un posto che è ostile, di conseguenza qui è una questione di civiltà. Evidentemente a Como abbiamo un bel percorso da fare, ma lo dico in una maniera molto seria, cioè, perché che esigenza hai di imbrattare, buttare, eccetera? Da dove vieni? Come vivi a casa tua? Questo, a parte il fatto che divertimento vivi, è come vivi a casa tua mi interessa poco, perché a casa tua fai quello che vuoi, nella casa di tutti, però purtroppo, cioè, adesso dovremmo, secondo me, l'unica cosa da fare intelligente è abbassare un po' le aspettative. Cioè, se la qualità umana dei comaschi o di chi frequenta Como è bassa, inevitabilmente non possiamo essere finlandesi, no? Tutti ambiscono a, ma è una questione di coscienza collettiva, sociale. Evidentemente la nostra è un po' bassina. Ma Aprica è uno dei tanti casi, cioè il loro lavoro lo fanno, quello che devono passare, passano, no? È un contratto, adempiono, io personalmente sono molto soddisfatto. Poi se ci sono dei casi cronici di persone sociopatiche, no, che intendono la vita in comunità, in una società dove per anarchia, cioè io faccio quello che voglio, espongo quando voglio, butto a... c'è un cestino pieno? A casa mia l'educazione prevede il fatto che apri la tua borsettina o lo zainetto, ci metti dentro la tua lattina e quando arrivi a casa la smaltisci, oppure aspetti un cestino che non sia pieno e invece vedi i cumuli. Chiaramente è colpa del sindaco, chiaramente è colpa di Aprica, non è colpa di quel bifolco, capito? Però va bene così, e questa società, l'unica peculiarità che mi infastidisce è che gli stessi soggetti ipertolleranti verso tutto, cioè oddio, quello ha commesso un crimine, e certo è colpa della società, perché oddio, quello ha imbrattato, certo una forma d'arte, quando si parla di gente invece che è seria, lavora quotidianamente e non riesce a intercettare il pensiero di un sociopatico che mentre corre in viale Varese lancia un palo, un sacco di palomieri, si accanisce nei confronti dell'impresa. È questa differenza di trattamento che è una cosa assolutamente... Adesso io non so, penso che la natura umana o la qualità italiana sia la stessa dappertutto, però è veramente difficilmente comprensibile. E in questa categoria abbiamo A, il bifolco, che lancia e pretende che qualcuno faccia, e poi in questa categoria appartiene l'oppositore scadente, cioè l'oppositore scadente non va sui temi politici, no? Giustifica qualunque cosa, ma non giustifica un'azienda che sta lavorando, sta facendo il suo dovere, e poi visto che in questa città pagare la Tari è uno sport poco diffuso, probabilmente
il bifolco che lancia in giro anche uno di quelli che non paga la Tari, ai quali un po' siamo andati a prenderli, cioè rispetto ai 6.000 euro accertati l'anno prima noi siamo arrivati a 3 milioni, 5.000 volte di più, di conseguenza, ecco, questo incipit era per capire, ragazzi, se viviamo in una società, in una collettività, uno dei tuoi precisi obblighi è quello di prendere un fogliettino. Se come me non ci vedi più una mazza, infili gli occhiali e inizi a dire vedere quando posso fare. No, perché qui no, ma figurati! Oggi è come, non lo puoi fare un'operazione. Non ho il fogliettino, non compro il giornale, non vedo Ciao Como, non sento la radio, non vado su internet. Va bene, appartieni a quella. Chiami un amico e gli senti, ma quando è che è? No, esco di casa, pam, pesto lì il mio sacco, chi se ne frega, e me ne vado via. Molto e poi giù a chiedere diritti, no, perché io ho il diritto lì. Ma un dovere nella tua vita ce l'hai? Uno? Ecco, detto questo, in verità abbiamo detto tutto. Non è difficile, www.aprichespa.it, guarda quando puoi conferire il rifiuto. Ecco, una cosa, Roberto, questi foglietti, come dice, calendari, esatto, che ha in mano il sindaco, esatto, dove si possono trovare? Iniziamo da questo, perché credo che poi magari se uno ce l'ha in mano, come ha detto il sindaco, apri, il sindaco, apri un attimo, così fai vedere anche, ecco. Poi nel frattempo abbiamo anche fai la velina, fai la velina. Una domanda di Emanuela, poi dopo lo leggeremo. Ok, ecco, questi sul nostro sito, sul sito, ma anche sul cartaceo. Sul sito del comune. Sul sito del comune. E poi oltretutto abbiamo fatto la distribuzione dei sacchi che proseguirà fino alla fine di luglio presso i nostri uffici, presso la nostra sede di Montano Lucino, e con i sacchi distribuiamo il calendario. Esatto. E abbiamo distribuito 22.000 kit, quindi 22.000 utenze, famiglie, utenze, commerciali anche, hanno in mano il calendario. Quindi... Ecco, questo è il calendario che ci sta mostrando il sindaco, esatto. A modo di vedere. Ecco il calendario. Eccolo, eccolo. Sì, adesso, sì, sì. Sì, adesso c'è Emanuela che ha tre domande da fare. Poi, ecco, un'altra cosa, Roberto, è cambiato da sabato il modo di raccolta, qualcuno... dove abita anche Francesco non l'ha interpretato correttamente, via Monte Olimpino, ma anche un po' di confusione. Hai usato delle parole, tu con le parole ci campi, Marco, quindi ha interpretato cosa? Non lo sapevano evidentemente, lo so, non lo sapevano. Interpretare, sindaco, se no, questo cioè, sì, non questo aveva sì. voglia, aveva di meglio da fare, c'era Telemike su canale 5 forse che doveva vedere, e di conseguenza non ha avuto tempo. Non è interpretabile, no, questo, non è una scrittura, sì, esatto, non è interpretabile assolutamente, esatto, non è un è che c'aveva altro da fare, probabilmente c'era, non so, aveva su Spotify l'ultima canzone da scaricare, quella la scaricano, se la Nike cambia un modello lo studiano a memoria, se devi conferire tutte le tue schifezze non ti documenti come devi, no, il tuo rifiuto, ma sì, ma ci penserà qualcun altro, tanto c'è Gio Roberto che ogni 3x2 chiama, cosa facciamo con questo, cosa facciamo con quello, cioè, non è difficile. Allora, a meno che tu abbia delle disabilità per le quali non riesci a leggere, a parte il fatto che poi partono anche gli audio, se vuoi, secondo me una persona che ha difficoltà oggettive questi problemi li risolve, sono certo che non sia questo il caso. Il caso è proprio quella sciatteria del vivere in una comunità fregandotene, perché è così. Quindi va bene, allora adesso dobbiamo stabilire solo una cosa: chi deve vincere? Cioè, devono vincere le persone civili o devono vincere gli incivili? Uh-huh. Perché se devono vincere gli incivili, allora noi dobbiamo ritirare tutti i giorni, anche di notte, avere un esercito di schiavi che lavorano 48 ore di fila a fare i vassalli a maleducati sociopatici, oppure con le dittine, esatto. Aprica SPA. Ecco, e quindi ci chiedono anche. Io nel dubbio ho detto Roberto, il link nei commenti della. Ma che Roberto ci ha chiesto. Sì, quando danno i sacchi per la raccolta, Roberto, giusto, forniti anche contestualmente, esatto, giusto? Certo, il calendario, certo, viene fornito a tutti. Ecco, questo ma è un'altra. Ma che... abbiamo messo anche dei volantini, delle fotografie per poter avvisare. Tant'è che quando abbiamo iniziato verso la fine di maggio, molti ci hanno chiesto come mai ci sono delle modifiche. C'erano lì delle persone apposta durante la distribuzione, esatto, che spiegavano effettivamente le modifiche, quindi abbiamo dato informazione, abbiamo fatto comunicati stampa, conferenze stampa, abbiamo cercato di divulgare al massimo. Non abbia parlato, ma poi è possibile, per andare sui social ci arrivano tutti in 7 secondi, ma è proprio quello che a me dà fastidio, è che il soggetto
sotto che si lamenta, che con le sue dittine scrive: ecco, Aprica non ha fatto questo, il comune, il sindaco, ma fare www.comunedicomo.it rifiuti e leggere? No. Ma ragazzi, ma come siamo messi? Ecco, ma come siamo messi? Da sabato c'è questa modifica. Ma ti pare che dobbiamo essere qua a fare sta roba? Sì, oggi la dobbiamo... verità è che ogni volta, se lo metti sul sito, se glielo infili nella cassetta delle lettere, anzi, se come un borseggiatore insegui uno, glielo infili nello zaino, come si fanno i bambini quando gli metti le cose, ti dirà: noi non l'ho visto lo stesso, io non l'ho visto. E a me che cosa interessa? Ma è un mio? Adesso... assolderemo dei borseggiatori per entrare nelle borse di tutti quelli che hanno un problema, perché questa è la soluzione. Ce ne sono agenti segreti. Questa è fantastica. Esatto. Se posso, prendiamo un appunto. È difficile anch'io sabato a verificare i quartieri dove non era prevista la raccolta del differenziato, e assieme ad altri operatori abbiamo messo degli adesivi specifici condivisi con il comune nelle scorse settimane, in cui si avvisava: guarda il calendario. Quindi abbiamo messo anche, magari non avremmo raggiunto la totalità dei sacchi, però le vie principali e molte laterali siamo riusciti a raggiungere, perché c'erano parecchi sacchi. L'abbiamo fatto ieri sera, stamattina, lo stiamo facendo, mettendo... Cioè lo state facendo in questi giorni in città, perché lo ricordiamo ancora a chi ci sta guardando, chi ci sta seguendo anche in radio e sui social: da sabato scorso è cambiata la modalità, sono cambiate alcune modalità. La più importante, il sindaco l'aveva già ripetuto anche nei giorni scorsi, è quella della indifferenziata, giusto Roberto? Esatto. Che ecco, forse la più... è anche da dire una cosa importante. Prego. Perché stiamo mettendo anche degli adesivi rossi sull'indifferenziato, perché ci troviamo carta, plastica, lattine all'interno del sacco dell'indifferenziato, perché purtroppo lo stiamo notando un po' in tutte le città. Siete presenti che Aprica lo fa il servizio a Bergamo, a Brescia, qui a Como, quindi in molte altre località, anche città importanti, capoluoghi di provincia, in cui purtroppo con il Covid si è perso un po' l'abitudine di differenziare i rifiuti. E tant'è che dal 72% circa del 2020-2021 siamo scesi al 67-68%, quindi c'è stata una regressione nella raccolta differenziata, tant'è che noi abbiamo puntato col nuovo appalto ad arrivare al 79%, quindi abbiamo anche, dobbiamo nominare con il comune degli ispettori ambientali, che adesso fanno solo azione informativa, ma poi faranno anche azioni. I borseggiatori. I classici borseggiatori. Cerchiamo un borseggiatore, diciamolo, facciamo un annuncio. Ma capito, cioè, l'idea è quella di avere un progetto virtuoso, e adesso mi chiedo: la collaborazione per arrivare al 79%. Ah, domande, eh? Sì, allora, tanti saluti. E la domanda di Emanuela: ci saranno ulteriori nuovi compattatori di rifiuti come il prototipo di Piazza Cavour? Allora, noi lì cosa abbiamo? Quello che avevamo fatto di Aprica, di compattatori ne metteremo 11. Per, pardon, 9 per i pannolini. No, quelli erano 11. Ecco, poi abbiamo anche Aprica che cerca di buttarmi fuori strada. Ma tutti, ecco, adesso tutti. Il signor Roberto Lisi Roberto. Esatto. Dico, senza, va bene. Allora, adesso Roberto mi ha incasinato, io prendo, me ne vado e vi lascio qui, perché adesso non ho più la certezza se erano 9 o 11. Ci sono 11. No, Roberto, allora, 11 per i pannolini e 9 sono isole ecologiche informatizzate per dividere. Ci sono già questi, Roberto? Allora, ce n'è una a Tavernola, dove si può conferire anche il pannolino all'interno. A Tavernola? A Tavernola, nel parcheggio. Però anche questo, noi abbiamo l'azienda ha 90 più 60, 150 giorni per adempiere questo nuovo contratto. Tutte le modifiche che sono state portate in gara arriveranno entro 150 giorni. Questo è un altro aspetto. Questo è vero di anche. Conseguenza. E adesso arriviamo al tema politico. Gestione del pannolino. Allora, io capisco che per attaccare il numero uno devi trovare qualunque roba, però che sia sensata. Perché in questa città c'è in dire una leggenda metropolitana che i pannolini te li devi piegare, mettere nello zaino e portarteli in giro tutto il giorno. Non è così. Prima cosa c'erano? Due ritiri, due, fine, punto, chiuso, e tutti andava benissimo così. Adesso abbiamo due ritiri, ti diamo un contenitore a casa così rimane sotto vuoto il pannolino, ti mettiamo 11 compattatori in prossimità di centri dove normalmente quell'utenza va, quindi non solo puoi mettere in strada due volte sti pannolini, hai il compattatore, hai il contenitore che te lo mette sotto vuoto così, là, e nonostante tutto in questa città si continua a sentire i pannolini sono un problema. Esce il PD con un comunicato: i pannolini
Antonolini, gestione scandalosa, queste sono il famoso clan delle mamme della Lissi che... Ragazzi, siamo andati a migliorare esponenzialmente un servizio, adesso nell'arco dei 150 giorni quando si inizia si va a regime, si va a ritirare questi mille contenitori. Cioè, ma io, mettetemi anche nei miei panni, adesso i suoi, quantomeno, voglio dire, lui, no vabbè, anch'io l'ho scelto come lavoro. C'è un'altra domanda, Va bene, e com'è andata la distribuzione gratuita dei porta mozziconi ai commercianti? Allora, quelle ne hanno ritirate pochissime, nel senso era una disponibilità, ma anche qua è ovvio. Ma anche i sacchi non li hanno ritirati tanti. No, cioè, beh, ma sono due temi diversi. Sì, sono no, lo so, sindaco. Completamente diversi. No, rispondiamo alla signora, allora, poi rispondiamo, okay. Noi abbiamo dato l'opportunità ai commercianti di ritirare. Non li hanno ritirati, di conseguenza adesso potremmo fare un modello di antica memoria dove entriamo e obblighiamo torto collo con delle squadre specifiche, oppure abbiamo dato un'opportunità che non è stata colta, voglio dire, peccato, se poi dobbiamo imporlo, ditemelo, che può anche piacermi, insomma, no? Però abbiamo dato un'opportunità che non è stata colta. Invece per quanto riguarda quello che dicevi tu, che era per il ritiro dei sacchi, ti risponde Roberto. Signor Martinelli, così. Roberto, ecco, ce ne sono ancora anzi lo avete detto anche molti non ritirati e quindi invitiamo i comaschi magari a venire a ritirarli e contestualmente prendere il Roberto. Tra l'altro abbiamo fatto una serie di punti di adesso lo sapeva parlare. Anche la Nicoletta Roberto che... Tanto Roberto se ne va no dai che palle sto Roberto dappertutto, no sto scherzando, allora no mi scusi Allora tra l'altro abbiamo ampliato i punti di ritiro, cioè mentre c'era solo via Somigliana abbiamo dato un'opportunità di ritirare molti più punti, ma non sono stati ritirati. Dai su Roberto, dica qualcosa anche lei. Abbiamo fatto a Sanino, Monte Olimpino, abbiamo fatto due distribuzioni lì, abbiamo fatta a Civiglio. Adesso, nonostante fossero state concordate 5 settimane, abbiamo prorogato fino alla fine di luglio, ma purtroppo ci sono persone che quando hanno finito la fornitura, perché avevano sacchi in casa da tantissimo tempo, arrivano a dicembre. A dicembre arrivano ancora, ma tantissimi, novembre, dicembre, io ho finito i sacchi e li voglio, li pretendo. E noi... diciamo, va bene, te li diamo, però sono scaduti i termini anche per rispetto di quelli che sono venuti, che magari si sono fatti la fila, perché qualcuno si è fatto la fila. Quindi no, ricordiamolo ancora Roberto, e questo è molto importante. Allora, fino alla fine di luglio. Diciamolo che fino alla fine di luglio, perché è giusto, è corretto dire anche le cose. A Montano Lucino. Esatto. A Montano Lucino. Okay. La via è, Roberto? Via Manzoni. Ah, Via Manzoni, sì, bravo. A Montano Lucino. Okay, ecco, è giusto e corretto che sappiate di ritirarli adesso i kit, anche perché è importante in questo momento, vi daranno il calendario, e questo è veramente importante, questo calendario vi permette di tenere sotto mano tutti i giorni dove e cosa bisogna raccogliere nella vostra zona di residenza, è corretto? Esatto, ma sul nostro sito c'è anche dove lo butto, con una sezione dedicata. Ecco, dove lo butto? Sì, perché ho visto che molto... perché molti cittadini hanno il dubbio dove metto questo, ok? C'è un elenco ovviamente dei principali rifiuti e comunque c'è sempre il nostro numero verde gratuito che si può contattare. Il link lo troveranno nei commenti di questo video. Però scusami, ragioniamo insieme. Allora, il link lo troveranno nel commento. Sì. Ma fermiamoci un secondo, il link lo troveranno nel commento, ma porca miseria, se sei sui social e lo trovi in un commento, usare le tue, e magari c'è qualcuno sui social che si sta lamentando, quindi vuol dire che ha le ditine selettive, cioè non riesce a usarle per informarsi, ma riesce a usarle per far casino, è giusto? È questo il problema? Sì. Cioè è oggettivo o mi sto perdendo un dettaglio? No. Se hai domande da fare, usa le tue ditine e vai sul sito del comune. No, al momento non ci sono lamentele, c'è solo Rudy che conferma quello che ha detto il sindaco, siamo un popolo mediamente incivile, ma semplificare è utile. Più semplice di così, semplice. Allora, di semplificare c'è una parola che io potrei dire, e poi però siamo su tutti i giornali, non semplifico fino a quel livello. Ecco, infatti stai calmo perché... Però veramente mi si chiude la vena, io adesso capisco che debbano rompere le palle al sindaco perché ha umiliato tutti, ma lasciate in pace chi lavora e soprattutto pensate bene a un aspetto. Se deve arrivare l'idraulico a casa vostra, prendete, spostate appuntamenti, ne combinate tutti i colori. Per agevolare quei pori cristi che la mattina vengono a prendere la vostra rumenta sotto casa,
No, vado, no, scusa, quando voglio io, aspetta, ci vuole il servizio dedicato, il personal pattumer, cioè ti deve arrivare a casa quello che vuoi tu quando vuoi. Personal, ma ragazzi, basta, ma è veramente una roba esasperante. Cioè, di fatto, ribadisco, allora, se non hai il cellulare, hai delle problematiche cognitive certificate, allora va bene, ma non riesci neanche ad arrivare qua a scrivere sui social. Ma per tutti gli altri, facciamoci una domanda. Come siamo messi? Perché non è, è questo il tema, ma ti devo sollecitare a fronte di una roba del genere? Cioè, attiviamo servizi digitali ogni 3x2, non li vogliono cogliere. È proprio vero che lo sport nazionale qui è lamentarsi per il gusto di lamentarsi e trovare un capro espiatorio. Ma questa è la maturità del nostro popolo. Basta! Detto questo, ribadiamo le cose, il massimo impegno è stato fatto, il nuovo appalto è tutta un'altra storia rispetto al pregresso, abbiamo aumentato, abbiamo un sacco di cose bellissime, facciamole notare, ad esempio i ritiri, adesso, allora, questo è il momento, finito lo sfogo, scusatemi, no, ma veramente, veramente, la parola che dovrei dire a commento non la dico, non la dico. Per tutto il resto adesso lasciamo parlare un professionista come Martinelli che se ne occupa quotidianamente e ne fanno veramente, finché il diavolo è stufo, vanno a supplire alle carenze di educazione del nostro popolo. A proposito di carenze di educazione, sindaco, Martinelli ce lo conferma, ma com'è possibile che vi trovate i cestini buttati nel lago? Ma anche questa cosa, come ha detto il sindaco prima, ce ne sono alcuni che debordano, ecco, però magari si trova un altro che non deborda. Chiari, se debordano e metti lì roba, sei un incivile, tanto quanto quello che lo butta per terra. Certo. Te lo metti nello zainetto, non è obbligatorio. No, chiaro. Partiamo da qua, ci sono stati interi dove non ci sono i cestini, nel senso che non esiste il cestino, informarsi con l'editina su Google, perché viene considerato una forma di raccolta del rifiuto che non viene utilizzata. Quindi, per cortesia, se un cestino è pieno, incivile che non sei altro, te lo tieni nello zainetto, te lo tieni in mano finché ne trovi uno libero, te lo porti a casa tua, non lo butti sul suolo, cioè non è difficile. Purtroppo Roberto, gli episodi di maleducazione, cioè quello di buttare i cestini, ce lo confermi. Nel 2013 avevamo messo ancora con la vecchia amministrazione dei cestini di pregio, costavano quasi 1.000 euro. Sì, me lo ricordo. Dopo una settimana, 10 giorni, 2 sono finite nel lago, 1 siamo riusciti a recuperarlo e 1 purtroppo nella zona di Alegeno non siamo riusciti perché era più profonda e gestore di rifiuti subacqueo, perché nell'appalto ma la gente poi non si rende conto che questi sono tutti i soldi che paghiamo, quando non vai a ritirare il sacco e vai fuori tempo eccetera, stai portando lavoratori, sono obbligati a dar retta a gente che non ha rispettato le tempistiche. Ma di cosa parliamo? Anche qua la verità è che se fossimo minimamente onesti intellettualmente dovremmo farci. Poi dopodiché ci sono degli aspetti che ogni tanto con Martinelli dobbiamo metterci a regolare, la presenza di cestini eccetera, ma questo sta nell'ambito delle relazioni tra ente, il DEC e la società, nel senso, se ci fossero degli inadempimenti dell'azienda, e anche qua può capitare, ma allo stesso modo un comune forte può capitare che te lo segnala eccetera, allora lì nell'interazione. Ma giusto lì ci può essere la critica, giusto lì, ma volentieri, e questa è quella costruttiva, no? E adesso dobbiamo farci tutti una domanda. Cosa facciamo? Il calendario, le informazioni dicono che i nostri alcuni sono veramente chiari. Sì. Facciamoci un piccolo salto di livello, no? Un'altra domanda a Martinelli. Nella misura in cui qualcuno in questi giorni mette fuori orario i rifiuti, oppure viene il giorno sbagliato. No, decidiamolo insieme. Sei tu sindaco, io ho già deciso, quindi? ma facciamo questo esperimento. Cosa fareste voi, considerato che ci sono lavoratori che hanno dei turni già fissato? Cosa facciamo? Siamo una comunità, no? Bella domanda. Perché non hai le dittine per andare su, metti tutto quando vuoi, come vuoi, dimmi cosa deve fare la pubblica amministrazione nei tuoi confronti. Premiamo chi non si informa, che ha speso qualche secondo del suo cervello, l'ha utilizzato per informare. Ditemi cosa facciamo. Clara, una nostra ascoltatrice, dice: ti alzi presto e fai un giro con un carretto. Esatto. Grazie Clara, per la massima stima che hai nei miei confronti. Per drammatizzare. Cosa facciamo? Lasci lì
e il giorno dopo, dopo quando ti vedi il tuo rifiuto ti fai una domanda, anche perché sennò quando finisce sto giro? Quando finisce sto giro? Cioè non è che il 16 quando devo pagare le tasse io, qualcuno del governo viene a bussarmi alla porta e dice: ah, hai pagato l'IVA? Hai pagato l'IMU? Non è che ti telefono a casa: senti carino, hai pagato l'IMU? No, quest'anno è il 16 piuttosto che il giorno in cui era, basta, fine. Ma cosa facciamo? O se no facciamo un ritiro permanente, costante? Facciamo i giri, perché questa non è gente pagata, non è un contratto, non ci sono dei limiti, non ci sono degli aspetti sindacali, no? No, ditemi, cosa facciamo? Quindi, ah, la città, i turisti. Ma se non ci fossero delle bestie, non avremmo nessun problema con la gestione del rifiuto. Il problema è che è immediatamente una cartina tornasole della qualità di un popolo, no? Quindi, è quello che stiamo dicendo, se poi nei sacchi dove sono fatti per l'indifferenziata, ci infili la lattina. Anche quello, no, ma vediamo, parliamo anche della fisionomia, cioè chi è quella roba lì? Cos'è? E tanti che scrivono che appunto la maturità purtroppo non quindi, c'è. Adesso iniziamo. La gente deve imparare a leggere, non la gente, però e in più rispettare la città. Sono d'accordo con quello che sta dicendo il sindaco. Ma basta, ma veramente, ma questo su tutto, Cioè, trovi situazioni. Dopodiché, un popolo civile e maturo, quando ha delle difficoltà serie, e allora sì, ma anche in quel momento, e lo abbiamo visto nella storia, anche in quel momento probabilmente è meglio essere coesi e andare. Fare, e questo è, se pensano, e questo è un mio grande problema, se pensano che facendo casino, tutelando gli incivili, vadano contro il sindaco e mettano il sindaco in una posizione di difficoltà perché non riesce a gestire i rifiuti, stanno sbagliando strada. Ma lo dico proprio anche agli oppositori, a quello che stanno sbagliando strada. E sono proprio fuori strada. A, perché stai tutelando soggetti che non vanno tutelati. B, perché a me non riesce ad addossare delle responsabilità che non ho. Parliamo dei temi politici, se ce l'hai col sindaco. Parliamo di quelli che possono essere i problemi del sindaco. Ma nel momento in cui iniziamo a tutelare dei selvaggi che prendono e lanciano, eccetera, e a questo punto vuol dire che gli diamo un premio. Benissimo, volete dare i premietti ai selvaggi? È un problema cosa, di nuovo. Anche purtroppo, a proposito di questi, tu parli dei lanci, adesso dobbiamo chiudere perché abbiamo tantissimi. Purtroppo ce l'hanno segnalati, ma me lo puoi confermare anche tu, lì dove c'è l'inizio della passeggiata dell'amore, sulla Lariana, anche lì purtroppo... guarda, c'è di buono. Che tra Blevio e Como, insomma, proprio... Posso dirti? Adesso ne ho fin sopra i capelli. Quello che abbiamo fatto all'ultima riunione con il comandante Aiello è iniziare a ragionare con fototrappole. Io voglio le facce, io voglio vedere chi sono. Fototrappole? Voglio vedere chi sono. Ah. E mandarla probabilmente al figlio, perché non è di certo un bambino che passa con la macchina e tira. E mandare quella fotografia al figlio dicendo: ecco, questo è il tuo papà, fine, perché che cosa facciamo? Ma cosa c'hai nella zucca? Cosa c'hai nella zucca? E questo è il problema, cos'hai nella zucca? Di conseguenza adesso devono scattare dei metodi, perché poi, no, tutti bravini, no? In questa città nessuno paga la tari, ma tutti si lamentano dei rifiuti. Tutti. E questo è un dato di fatto, perché se siamo dovuti andare a pigliare 3 milioni di tari non pagata, perché la nostra città è questa roba qua, e il gettito era 14 milioni, quindi vuol dire che se do a 3, 14, io con lo stesso personale ho recuperato 3 milioni. Io, ma ce ne sono ancora tanti, andremo verso l'esternalizzazione, perché li voglio beccare tutti. E tra questi c'è quello che non solo non paga, ma fa quello che vuole. Che il cane esce, piscia e non avverte la sensazione di mettere giù un po' d'acqua, e parlano dei diritti dello ma ragazzi, basta, cioè mettiamoci in riga, diamo un attimo, no? Finiamola, siamo nel 2023, avete rotto, mettetevi in linea, siamo una comunità, se ci sono 84.000 persone che vivono all'interno di condomini in uno spazio contingentato, bene, o ti comporti civilmente o è il caos. E comportarsi civilmente, smettila di lagnarti, prendi l'editina, connettiti al sito del comune e guarda come si fa. Se poi non lo vuoi fare, almeno che tutti gli altri si indignino con chi sbaglia e non con chi lavora. Roberto, l'indifferenziata una volta alla settimana in tutta la città, giusto? È corretto. Rispetto alla vecchia, diciamo, raccolta,
cioè i giorni sono gli stessi, sono cambiati? Allora, i giorni sono rimasti, ovviamente l'indifferenziato da due passaggi si è passato uno solo, ecco, questo è importante. Sono rimaste, tenete presente che per le utenze non domestiche della città murata, e poi verrà steso a tutti, abbiamo potenziato i ritiri. Quindi anche in città murata, ad esempio adesso, ci sono due raccolte del vetro, martedì e venerdì abbiamo già... locali. Ah, okay, la plastica la facciamo anche il sabato sera per le utenze non domestiche. Quindi abbiamo potenziato la carta anche al lunedì, 4 volte a settimana per le utenze non domestiche. Cioè siamo tutti i giorni, purtroppo che... passare tutti i giorni vuol dire anche esporre tutti i giorni l'immondizia, per cui tanti si lamentano, ci sono sempre fuori i rifiuti, però se vogliamo fare tanti ritiri, purtroppo c'è... Cioè, qualche... casa non mettiamo. Questa è l'altra follia, nel senso che se aumenti i ritiri dicono... Ma poi è molto semplice, i rifiuti, allora passa un'ora della tua giornata tutti i giorni per andare in piazzola, noi possiamo anche farne a meno. Nel senso, eliminiamo servizio, uno prende, se li va a portare in giro per la città, come diceva la signora prima, forse col carretto. Cioè, anche qua, cioè, i rifiuti va ritirati o no? Cosa mi invento? Dove li metto? Ognuno si crea un piccolo compattatore a casa con un piccolo forno inceneritore e fa la piccola... Cioè, dai ragazzi, adesso... Detto questo, ci tenevo a dire che in verità il servizio rispetto a prima è anche un'evoluzione, è molto cambiato, è molto migliorato, è molto più puntuale e siamo per certi versi siamo arrivati fino all'eccesso. Lo abbiamo voluto fare. La faccenda del sacco anche qua, ma dove viviamo? Cioè in tutti i comuni evoluti si è già passati a un sacco. Ieri mi diceva un mio assessore che l'obiettivo a breve sarà quello, in altri comuni arriverà a 15 giorni e alcuni comuni grandi già lo fanno, sacco dell'indifferenziata uno ogni 15 giorni, perché sennò cosa... No, adesso non è così, adesso noi siamo arrivati a un sacco e in più abbiamo detto che c'è il secondo ritiro solo per i patelli. Okay. Ma l'obiettivo, se vogliamo farla differenziata, è che nel sacco dell'indifferenziata ci finiscano due o tre cosine, perché il resto dell'indifferenziata, il resto lo vai a differenziare. Di conseguenza, quello che succede in molti comuni italiani, sono già arrivati a un sacco ogni due settimane. In questa città no, un sacco solo la settimana. Ma cosa ci metti nell'indifferenziata? Perché per riempire un sacco, ma neanche un ristorante con 100 coperti arriva a fare due sacchi se differenzia, perché l'umido lo metti da una parte, la tieni da una parte, il vetro dall'altra. Se vuoi continuare a fare quello che vuoi, benvenuto evidentemente in una città dove la maggioranza della popolazione sostiene che si debba fare ognuno quello che vuole. Non è così. Quindi la verità è che siamo andati in una progressione pazzesca, abbiamo mostrato una sensibilità inaudita, molto superiore al passato, ad esempio per la faccenda dei patelli, e che sia finita qui. Non ho capito il Partito Democratico di cosa si lamenti quando dice sui patelli. Ecco, c'è un apposito contenitore, allora, chiariamo anche questa cosa, perché dobbiamo andare, sindaco. 15-20 giorni arrivano i contenitori, ecco, e al momento i patelli come si conferiscono? Allora, al momento ci sono due pannolini, categorie. Patelli, no, sono due categorie. Uno è per chi ha i bambini piccoli, quindi il prossimo turno metteremo dei contenitori, come dicevo prima, 11 contenitori sul territorio in cui saranno autorizzati, quindi la tessera verranno da noi, gli daremo il contenitore, autorizzeremo la tessera ad aprire perché è automatizzato, informatizzato. Okay. Adesso, dicevo adesso Roberto, adesso al momento, in luglio-agosto, come facciamo? Al momento ci sono... c'è, come dicevo, l'isola ecologica di Taverna, oppure anche al centro di raccolta, appena entrati sulla destra, c'è un cassonetto con scritto pannolini. Siccome è molto fruita questa piattaforma, questo centro di raccolta, c'è questo cassonetto, possono mettere all'interno i pannolini. Ok. Questo perché, però... ma che uno abita, non so, da Camerla... Può venire e mettere all'interno. No. Integro quello che dice Roberto con un aspetto importante, nel senso, nei 60 più 90 giorni, cioè nei 150 giorni, perché c'è questo momento dove c'è a casa solo il martedì, solo nell'indifferenziata? Perché ci sono 150 giorni, il contratto l'abbiamo firmato 10 giorni fa, quindi c'è per contratto 150 giorni per poter mettersi a pieno regime l'attuazione del contratto. Quindi entro 150 giorni ci sarà il secondo ritiro, il patello. Adesso c'è il martedì, il giorno dell'indifferenziata, lo puoi mettere lì, e abbiamo dato queste due opportunità. Abbiamo anche per gli allettati, abbiamo già avuto dall'ufficio l'elenco degli allettati, quindi delle persone quindi li stiamo contattando, perché dobbiamo avere l'elenco per fare un calendario anche per loro, perché in base a dove abitano ci sarà una raccolta dell'indifferenziato,
faremo due passaggi ulteriori a settimana. Perfetto. Quindi tra settimana dobbiamo vedere l'elenco completo, li contatteremo, poi li porteremo noi i sacchetti a casa con il contenitore e faremo una raccolta domiciliare per loro. Comunque, allora, perché è in ritardo, per quello abbiamo finito, esatto. Dire solo una sappiate cosa. Che dove devi andare, a Villa Olmo? In prefettura. Ah, in prefettura, sappiate amici della prefettura che è in ritardo, esatto, ma adesso esatto, arriva. No, no, prefettura Villa Olmo, hai azzeccato un paio di cose, ma ne parliamo in un altro sì, momento. Va bene, infatti. Mentre c'è gente che tutto il giorno pensa a far polemiche, sterili, gratuite, infondate, c'è gente che tutto il giorno pensa a trovare soluzioni, lavora seriamente, con coscienza. Questa è la conclusione di una giornata del genere. C'è chi ci mette 30 secondi a vomitare non so cosa sui social per il gusto di farlo, mancando di rispetto a tutti e in primis verso se stesso, perché basta che vai su un sito e vedi. Ribadisco, c'è gente come Roberto, personalmente come il sottoscritto, che da quando apre gli occhi la mattina fino alla sera cerca di risolvere problemi seri. Ora, la misura è colma per i problemi che non esistono e che vengono generati apposta. Allora, grazie sindaco, grazie Roberto, grazie davvero di essere stati con noi.